rappresentato non soltanto una capacità umile e povera di fare politica. A me, quando parlo e penso a Berlinguer, viene in mente davvero la forza straordinaria di tanti uomini politici e di chiesa che hanno fatto nella vita quotidiana attività di povertà tra i poveri e di umiltà tra gli umili, e che hanno fatto di questa qualità, di questa forza, uno strumento di trasformazione politica della realtà. Quando noi ci siamo trovati di fronte a una politica in questi anni frequentata e diretta da personaggi che hanno perso il consenso del nostro popolo, non ci siamo sorpresi, perché la discrasia, la discrepanza, la distanza tra quella realtà che Berlinguer rappresentava e la mediocrità di oggi è palese a tutti. Allora io vorrei che noi in qualche modo non ripartissimo da Berlinguer e da tanti e da altri come Berlinguer, pochi in realtà, così come mozione degli affetti, come volontà sentimentale di rifarci ad un passato rispetto a cui mostriamo nostalgia, ma come in qualche modo Bibbia laica per il presente, come modalità attraverso cui nell'emulazione che dobbiamo rappresentare nei loro confronti proviamo a vivere il presente. Io sono convinto che se Berlinguer oggi vivesse questo tempo sarebbe straordinariamente capace di impedire che la politica prenda le strade che oggi prende. Io non mi sorprendo quando vedo che la nostra gente vota la Lega, vota il Movimento 5 Stelle, non va a votare. Non mi rapporto a questa realtà con la puzza sotto il naso di chi pensa che sono tutti degli stupidi e noi dall'alto del nostro 2, 3, 4% abbiamo capito tutto. Io sono convinto che persone come Berlinguer capirebbero i motivi per cui la nostra gente ci ha abbandonato e darebbero a quelle persone una speranza diversa, per i due motivi che prima individuavo: l'umiltà, la capacità di essere parte della società reale, e anche per la capacità trasformativa che, guardate, i comunisti, i socialisti, persino i cattolici, i democristiani, i liberali, gli azionisti nel dopoguerra erano in grado di, in qualche modo, di dimostrare, e che oggi invece la sinistra non è minimamente in grado di dimostrare. Ci sono due, ne parlavo con Mimmo Panetta, che ringrazio per questo invito, ne parlavo prima con Mimmo, ci sono due sociologi francesi che si chiamano Dumesnil e Levy, non tradotti in Italia, che hanno coniato questo termine di questa categoria delle classi alte, che io penso sia una categoria molto pregnante, molto significativa. Loro dicono: è vero, c'è la borghesia, c'è la classe operaia, c'è tutto quello che sappiamo. Ma innanzitutto c'è nella società europea una classe alta che vive di un impasto inestricabile di ricchezza e di privilegio, e i politici della sinistra sono concepiti, sono percepiti dalla gente, dal nostro popolo, come parte di quella classe alta, privilegiata e ricca. Fino a che la sinistra non torna ad essere quello che con Berlinguer era, cioè l'esatto opposto di quell'impasto di privilegio e di ricchezza, fino a quel momento non ci sarà alcuna speranza, perché è evidente che i populismi, le demagogie, tutte quelle ideologie più o meno forti che fanno leva sulla distanza che c'è tra quello che dice e quello che fa, e vinceranno. E il nostro compito non è soltanto dire che questi di oggi non l'hanno fatto e non lo fanno più, ma è provare a costruire un'alternativa sia a livello culturale sia soprattutto a livello pratico e politico.